Ciao ragazzi, allora rieccoci qui sul Livenza un'altra volta, riproviamo a light spinning perché l'altra volta non è andata bene proprio per via dell'acqua sporca. Allora è passato qualche giorno quindi l'acqua non è ancora pulitissima, certo non ha piovuto anche se il tempo chiamerebbe pioggia, però stiamo a vedere. Io direi di non perdere tempo e incominciare a provare subito. Allora, oggi andiamo in pesca come al solito a light. Parto subito con l'attrezzatura, praticamente la solita Psycho Perch dell'Okuma, sempre con lo Scorpio 3000, con la treccia del 06 e il terminale 012. Parto immediatamente con un piccolo crank che ho trovato ultimamente, mi sono trovato molto bene, adesso voglio vedere appunto se funziona anche qui. Direi che lanciamo e vediamo. Eccolo, subito abbiamo cambiato esca ed è andata a segno con un piccolo crank. Adesso vediamo, probabilmente è un piccolo cavedano. Facciamo piano perché abbiamo la treccia fina. Eh sì, un bel cavedano. Veramente un bel pesce, adesso vediamo, ci mettiamo in un punto dove possiamo tirarlo su senza problemi. Ecco, vediamo se riesco a farvelo vedere bene. Guardate che bello. Ora lo liberiamo. Eccolo qui. Andato.
Allora, abbiamo provato a cambiare spot proprio perché innanzitutto sta venendo su maltempo e volevo fare gli ultimi due lanci di qui sul pontile, che di solito dà qualche bel risultato, e adesso vediamo insomma come va. Avete visto che mangiate in diretta? Guardate che pesce. Adesso facciamo piano perché qui è anche pieno di rami. Guardate che razza di pesce. È un bel cavedano. Vediamo se riusciamo a portarlo sotto. Senza andare a toccare troppo i rami perché rischiamo di tagliare la treccia. Guardate che pesce! Guardate che bel cavedano! Nel frattempo il cigno ci sta anche urlando dietro, adesso lo liberiamo insieme immediatamente. Vai! Eccoci qui alla fine di questo video. Allora, considerazioni. Finalmente abbiamo scappottato, che era la cosa che ci tenevo tanto, visto che ho incominciato a fare i primi video della stagione, a fare le prime pescate, e non era andata bene, nel senso, ho sentito qualche mangiata ma mai visto un pesce. Finalmente abbiamo preso due bei cavedani, di cui il secondo era anche, come avete potuto vedere, abbastanza grosso. Quindi mi ritengo più che soddisfatto. Purtroppo le condizioni ancora non sono buone, nel senso, c'è l'acqua che è molto sporca, come avete potuto vedere nel video, per colpa delle piogge che ci sono state nei giorni scorsi. Quindi pian piano, gradualmente, si andrà a migliorare, visto che hanno previsto anche bel tempo e dovrebbe incominciare a scaldare, quindi il pesce da apatico dovrebbe incominciare a mettersi un po' in moto e a mangiare. Quindi spero che nei prossimi video vedrete tanti pesci, me lo auguro. Bene, io direi che è tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, ricordatevi di iscrivervi al canale e mi raccomando, iscrivetevi anche al gruppo Facebook Marchetto Angler Fishing Group. Bene, dal vostro Marchetto è tutto. Ciao!